Benvenuto Gennaro, ti chiedo le primissime impressioni di questi giorni iniziali a Parma. Grazie. Niente, innanzitutto sono veramente felice di essere qui e mi sto trovando bene già dai primissimi giorni con la squadra, col modo di lavorare del mister. Stiamo lavorando tanto, dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo e diciamo continuare a lavorare. Ecco, ti chiedo anche cosa ti chiede, quali sono state le primissime impressioni anche su Mister Maresca. Ah, il mister Marischi è un allenatore che chiede tantissimo ai suoi giocatori, soprattutto nella personalità, nel modo, diciamo, di approcciare le partite e di comandare, diciamo, il gioco e, come già ho detto, la partita. E per un attaccante, se le cose vengono fatte per bene, risulta molto più facile perché ci possono essere più palle gol, si gioca più, diciamo, nella metà campo avversaria e quindi mi sto trovando bene. A livello personale, come hai vissuto questa estenuante lunga trattativa che sembrava non dovesse concludersi mai? No, diciamo che è stata abbastanza lunga come trattativa, però il Napoli e il mio agente sapevano qual era la mia volontà, io sono rimasto tranquillo, mi sono allenato, era l'unica cosa che potessi fare, ho aspettato con fiducia e come già ho detto ora sono qui e sono contentissimo. Domenica sei stato impiegato da esterno sinistro, qual è il tuo ruolo preferito in attacco, visto che sei abbastanza duttile? Oh, negli ultimi 2 anni ho giocato come punta. Però l'esterno prima l'avevo sempre fatto, diciamo che dove il mister chiede, dove serve, dove il mister mi chiede di giocare, alla mia totale disponibilità. Venerdì è il giorno del tuo compleanno, hai già pensato a qualche regalo particolare da farti o da fare ai tifosi del Parma? Ah sì, venerdì è il mio compleanno, capita proprio con l'esordio, diciamo, di Frosinone. Naturalmente spero di. Anzi, noi non spero, non mi piace come parola, perché speriamo in qualcosa, dipende da noi, dobbiamo sicuramente partire bene, vogliamo fare un campionato da protagonisti perché bisogna riportare il Parma dove merita, sicuramente il regalo importante sarebbe quello di vincere la partita e fare un regalo a me, a tutti, alla squadra e a tutti i tifosi. Senti, negli ultimi anni c'è stato un filo diretto fra Napoli e il Parma, no? Già tu, già, ragazzi che conosci bene come Dezzi, Roberto Insigne sono passati di qua, l'ultimo Schiattarella, Sepe, ce ne sono tanti. Ieri Schiattarella diceva in Serie B serve la cazzimma, che è un termine proprio vostro, no? Che indica però una caratteristica molto importante. Sì, ora questo sarà il quarto campionato di Serie B che affronto e l'ultimo l'ho vinto, quindi penso di avere, sono giovane, però penso di avere una discreta esperienza in questa categoria. E proprio come ha detto Pasquale, ci vuole quella cattiveria, quella fame che se viene a mancare dopo si fa fatica in questa categoria perché nessuna partita è facile ed è molto diversa dalla Serie A perché diciamo che in Serie A la prima è quasi scontato che vinca con l'ultima o con la terzultima, con la penultima, anche con squadre di metà classifica. In Serie B le partite sono tutte difficili, corrono tutti, danno tutto il massimo e quindi noi avendo sicuramente più qualità delle altre dovremmo mettere anche quella cattiveria, in più, quella cattiveria agonistica, quella voglia di vincere le partite, quell'unione che se dopo non la metti a disposizione, se ognuno di noi non la mette a disposizione della squadra e del compagno, e dopo si fa fatica. Senti, a proposito, le ultime tue esperienze sono state una a Empoli e una a Salerno, cioè due società di alta classifica, comunque società ambiziose. L'Empoli quell'anno non ci riuscì, ci è riuscita l'anno dopo, la Salernitana ci è riuscita anche grazie ai tuoi 13 gol. Cosa ti porti di quelle esperienze? Cioè, da poter raccontare oggi ai tuoi compagni di spogliatoio qui nel Parma per cercare di trasmettere le cose che hai imparato in queste 2 stagioni? Sì, nelle ultime 2 stagioni ci metterei anche quella col Cosenza perché è
stato un bellissimo campionato dove eravamo un grandissimo gruppo. Però magari non avevate ambizioni di promozione, magari. Certo, certo, certo. Però quello che posso trasmettere, penso di poter trasmettere ai miei compagni, per questo volevo citare il Cosenza e la Salernitana soprattutto, che eravamo due grandissimi gruppi, e per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di essere uniti. A Cosenza dovevamo salvarci, l'abbiamo fatta. A Salerno dall'inizio, anche se in sordina siamo partiti, però ce lo siamo detti in faccia nello spogliatoio che volevamo vincere il campionato. Ce l'abbiamo fatta perché eravamo tutti focalizzati sull'obiettivo e ognuno si sacrificava per il compagno, per la causa, si faceva una corsa in più, si aveva veramente la voglia di raggiungere quelli che erano gli obiettivi preposti all'inizio della stagione. E penso che Tutino possa portare a questa squadra sicuramente un po' di cattiveria, di fame, perché quella che ho avuto negli ultimi anni mi contraddistingue, perché comunque ho dimostrato che di essere un tipo di giocatore con quella grinta, quella tenacia che senza di quella anche io faccio fatica. E, ripeto, bisogna essere veramente uniti, solo così potremo raggiungere quello che tutti noi vogliamo. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda: quando guardi, perciò, partite di Champions, di Serie A, comunque grande calcio, top player, qual è l'attaccante a cui guardi di più per cercare di capire qualcosa, a cui pensi magari di assomigliare o vorresti assomigliare per movimenti, per tecnica? Ma negli ultimi anni ce ne sono due o tre che mi piacciono. Naturalmente questi sono campioni, certo. Cioè uno li guarda, riferimenti, sì, certo. Sono riferimenti per cercare di migliorare, di capire un po', dici, come fanno a fare determinate cose loro. Uno degli attaccanti che veramente mi piace tantissimo è Benzema del Real Madrid, Aguero del City. Per caratteristiche, diciamo, forse Aguero potrei somigliare, ma diamo è un parolone. Un modello. È un modello di attaccante che, diciamo, a cui guardo spesso e cerco di seguire. Grazie. Gennaro, l'ultimissima cosa: hai rinunciato alla Serie A per il Parma, perché potevi continuare in Serie A. Possiamo dire che è un appuntamento solo al futuro prossimo, speriamo. Sì, sì, sinceramente non avrei potuto rifiutare un'offerta del genere dal Parma, che vorrei ricordare è, mi sembra, la quarta squadra italiana con più trofei, no? Il mio obiettivo è sicuramente quello di, come penso quello di tutti, di ritornare in Serie A l'anno prossimo. Come ho detto, non sarà facile, dovremo lavorare tanto, le certezze ce le dà, non ce le danno il nome, diciamo. Non è che perché ti chiami Parma già hai vinto le partite, no. Le certezze te lo dà il lavoro quotidiano che fai tutti i giorni, pedalare, andare in campo, lottare e cercare di vincere le partite. È quello che ne vogliamo riportare il Parma in Serie A.